Una grande opportunità e un grande riscatto della nostra zona, del nostro quartiere, anche perché è stato sempre visto come una zona da evitare e un avamposto. E invece con questo evento che ci offre l'amministrazione comunale, ci offre anche una grande opportunità per metterci in una visibilità differente. Il nostro festival è il riscatto del quartiere, praticamente stiamo facendo da 4 anni un'attività abbastanza importante fra tutti i commercianti e diciamo anche la popolazione, quindi è anche un servizio sociale quello che viene fatto. Ecco primo piano, dal 9 al 16 luglio il festival che andrà ad animare la seconda Ancona, il Piano San Lazzaro. Mostre, musiche, spettacoli per vivacizzare il quartiere più multietnico della città. In cartellone grandi nomi, la cantante israeliana Noah, il 9 luglio, e a chiudere il 16 l'orchestra di Piazza Vittorio di Roma, commistione di musicisti multietnici per eccellenza. E ancora incontri e conversazioni con gli autori, street music, allestimenti con fiori e luci, fino all'arrivo, teniamoci pronti, di un extraterrestre, in corso il Carlo Alberto. Oltre il festival, l'obiettivo di riqualificare i luoghi in cui si svolgerà, a partire dal mercato di Piazza d'Armi. Durante i giorni del festival ci sarà un modo di vivere il mercato che sarà un'anticipazione, un antipasto, diciamo, di quello che sarà il nuovo mercato, non solo dal punto di vista architettonico, anzi non da quel punto di vista, ma dal punto di vista delle attività, della vita che pulserà lì dentro. Quindi l'intervento più grande dal punto di vista strutturale nei prossimi mesi sarà quello della riqualificazione del mercato e di tutta l'area circostante. Nei luoghi maggior spazio e momenti di incontro. L'utilizzo permanente da affidare a imprese costituite da giovani di alcuni locali vuoti che abbiamo come comune qui nell'area del mercato, per insediare attività che possano coinvolgere e attirare qui al piano, per esempio, una parte dei 17.000 studenti universitari che vivono nella città di Ancona. Per questo partiranno iniziative in centro città, come è noto, ma anche qui al piano. Quindi gli interventi sono tanti su diversi livelli. Fra i vari partner dell'evento, Prometeo Extra. Questo festival, che è un po' un segno di integrazione nella città, incarna la nostra missione anche come azienda. Noi cerchiamo di valorizzare il territorio, i clienti del nostro territorio